Vi avevo parlato dei gruppi un po' di tempo fa, i gruppi Facebook e i gruppi in generale. In questo momento storico in cui tra vari sconvolgimenti intorno alla piattaforma e vari sconvolgimenti che riguardano poi il passaggio e la migrazione che sta accadendo su Instagram e su altre piattaforme, è il momento di capire quale possa essere l'alternativa, perché le pagine stanno subendo e hanno subito un forte calo dal punto di vista della diffusione delle notizie. Quindi tutto quello che noi pubblichiamo viene visto da pochissimi, da una piccolissima percentuale dei nostri fans, e quindi poi ci tocca sponsorizzare, che è quello che dobbiamo fare, perché comunque ricordiamolo sempre, Facebook per le aziende è a pagamento, fine, stop. Il gruppo può essere una cosa molto positiva se viene utilizzato nella giusta maniera, e forse questo è il momento di utilizzarlo nella maniera più giusta. Creare dei gruppi con pochissime persone selezionate, dei vostri fan, i clienti abituali o i più assidui o quelli che spendono di più, anche proprio diciamocelo, li mettiamo in un gruppetto dove lì riserviamo alcuni servizi particolari a loro. Un'offerta, uno sconto, una qualsiasi cosa che possa riguardare il vostro servizio e che possa dare un effetto di esclusività a chi poi ne potrà godere. Il gruppo ha sempre la solita problematica: se ci ficcate la gente dentro forzatamente diventa antipatico, le persone non gradiscono questa cosa, non lo gradiamo noi, nessuno lo gradisce di essere infilato in un gruppo WhatsApp, Facebook e via dicendo. Se voi ne infilate poche senza rompere troppo i... ci siamo capiti? Ma mettendo un'offertina, dici: guarda, solo per voi siete in 20, 25, 30, questo servizio, questo prodotto, questa cosa qui è solo per voi, diventa interessante. A quel punto diventa una sorta di pubblicità occulta che crea il passaparola, e quindi poi queste persone diranno: ah, ma sai, questa offerta me l'ha fatta Lorenzo per questo e quest'altro motivo, se vuoi entrarci iscriviti, e create una sorta di ingresso ad invito dove tutte le persone possono invitare altra gente che viene comunque selezionata, ma a quel punto è su invito, se vogliono iscriversi fanno la richiesta e voi ne uscite puliti. Però l'inizio deve essere questo, un gruppetto di piccole persone. Il gruppo potrebbe essere una novità da utilizzare, però nella maniera più giusta e corretta e precisa e costante. No, costante no. No, costante no, poi rompiamo. Vabbè, comunque il gruppo. Il gruppo.